da stamattina che sono impegnato a spiegare le ragioni di questa protesta. Cercherò di fare con voi un discorso che non ho fatto fino a questo momento. Innanzitutto vorrei spiegarvi perché facciamo questo sciopero bianco, cioè perché la mia redazione ha deciso di fare quello che una volta hanno fatto i braccianti di Di Vittorio: scioperare lavorando, scioperare facendo una trasmissione, facendo il nostro lavoro, perché in questo momento quello che viene minacciato è proprio il nostro lavoro, l'indipendenza con la quale noi ci poniamo di fronte al nostro lavoro. Qualcuno cerca di trasferire un'idea alla gente, e questa idea è che i Floris, i Santoro non sono altro che dei privilegiati che sarebbero molto distanti dalle condizioni reali di quelli che lavorano. Ma guardate, sono esattamente le stesse persone che stanno umiliando il lavoro in tutte le sue forme e in qualunque situazione della società. Vogliono ridurre le persone a numeri interscambiabili, sostituibili in qualunque momento e da qualunque operazione verticistica. Oggi servono questi, li teniamo, domani non servono, li buttiamo via. Io ritengo che quando noi il 25 faremo risuonare di nuovo la sigla di Anno Zero, anche le persone più umili che si sono sentite maltrattate sul loro posto di lavoro sapranno che quello è il loro simbolo, è il loro giorno. Sarà il 1° maggio, il 25 di marzo, e noi il 25 di marzo faremo il nostro 1° maggio. Poi voglio dirvi una cosa molto importante: perché succedono queste cose? Vi chiedo scusa perché io non leggo mai niente, insomma sono uno che improvvisa tutto quello che dice, e questa volta voglio leggervi quello che era scritto sull'editoriale del Corriere della Sera questa mattina, a firma Galli della Loggia, editoriale, dovete avere pazienza ed ascoltare, non arrivare subito alle conclusioni, perché i fischi di oggi potrebbero diventare applausi di domani. Noi dobbiamo capire quello che sta succedendo, e per capire non possiamo dividere il mondo in buoni e cattivi, dobbiamo capire quello che sta succedendo dentro il sistema dell'informazione italiano. In questo articolo c'era scritto questo: coloro che si erano illusi che il PDL fosse diventato un partito più o meno vero sono costretti a ricredersi. Pare piuttosto una somma di rissosi potentati locali riuniti intorno a figuranti di terzo ordine, gente dai dubbi precedenti, ragazze troppo avvenenti, figli, nipoti, gente d'ogni risma ma di nessuna capacità. Perché mai la destra italiana durante la brevezza di 15 anni non è riuscita che a mettere insieme la confusa accozzaglia che vediamo? Questa era la domanda che c'era in questo editoriale. Il giornale è arrivato a Parigi, è stato stampato, è stato illustrato nella rassegna di Sky di questa notte, dopodiché questo editoriale è scomparso. Nelle edicole di questa mattina voi non l'avete letto per un errore tecnico. È stato un errore tecnico. Allora noi dobbiamo capire che se il giornale di più gloriosa tradizione liberale italiana fa un errore tecnico di questo tipo, quello che sta succedendo nella nostra televisione non è un errore tecnico.
dico, non è un errore tecnico. Allora noi dobbiamo avere il coraggio di pensare che sia Ballarò che Anno Zero non avrebbero avuto questa enorme capacità di incidere su un voto che è condizionato da tanti elementi, tra i quali l'incapacità totale di questa classe politica di rispettare anche le regole più elementari della presentazione delle liste. Perché non sono solo arroganti, sono ignoranti, incapaci, incompetenti. E più sono incapaci, e più sono ignoranti, e più sono arroganti. Questa è la verità. Più non hanno la possibilità di concedere all'informazione una possibilità di controllare i loro gesti, perché non reggono alla domanda più semplice, più elementare che un bambino potrebbe rivolgere loro, non un giornalista della BBC, un bambino di 10 anni. Questa è la verità del sistema informativo italiano.